Interviene in replica il senatore Comincini. Grazie Presidente, grazie signor Ministro, credo che abbia risposto sicuramente alla mia interrogazione. Ho compreso che oltre ai 120 milioni destinati ce ne sono 70 pronti ad essere nuovamente investiti, oltre a quello che potrà appunto fare il Parlamento con gli emendamenti al decreto rilancio. Lei sa, voi sapete quanto per Italia Viva sia importante il tema della mobilità sostenibile, quanto ci siamo impegnati, continueremo a farlo. Importante, oltre a questo genere di contributo, lavorare anche sul tema delle reti ciclabili urbane e interurbane, perché l'aumento del numero di persone che utilizzerà la mobilità sostenibile, un mezzo sostenibile, necessita anche di adattare la nostra rete di ciclabilità. Lo stiamo facendo con le misure straordinarie adottate sempre nel DL Rilancio, che consentono ai sindaci di tracciare in maniera urgente delle ciclabili d'emergenza, ma lo dobbiamo fare anche implementando le risorse a favore di questi investimenti. Mi fa piacere sapere che appunto ci siano altre risorse che vengono messe a disposizione dal suo Ministero. Io dico anche ai colleghi che potremmo su questo valutare in sede di conversione del decreto rilancio l'utilizzo dello strumento della attualizzazione per anticipare risorse che la legge di bilancio per questo anno ha già previsto, sempre per incentivare la creazione di nuove ciclabili, ma dal 2022 al 2024, peraltro importanti soldi perché sono 50 milioni l'anno per 3 anni, sono 150 milioni che consentono di realizzare parecchi chilometri di piste ciclabili, alcune migliaia, 3 migliaia di chilometri di ciclabili urbane. Quindi se riuscissimo anche con questi interventi di attualizzazione di risorse future, potremmo davvero dare una mano ai comuni e alle persone che fanno questa scelta per poter incentivare in maniera seria la mobilità sostenibile nel nostro paese. Senza infrastrutture adeguate è difficile poi nel lungo periodo poter far crescere lo sviluppo di questa modalità. Grazie, signor Ministro. Il senatore Ruspandini illustra l'interrogazione numero 1643 concernente le procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale. Grazie, Presidente. Signor Ministro, lei sa bene che sono circa 300 i comuni italiani che rientrano nella perimetrazione del SIN, il sito di interesse nazionale appunto. Si parla poco, troppo poco in Italia dei SIN, eppure soltanto quando qualche giornalista coraggioso riporta a livello nazionale quello che avviene a livello locale, cioè le decine di manifestazioni spontanee e non, il fiorire di associazioni che chiedono, che implorano alle istituzioni, ai governi, alle regioni di fare qualcosa, di provvedere a quella bonifica della quale si sente parlare da anni. Accade a Venezia, come a Taranto, come in Campania, nella sua terra, in Sicilia, nella Valle del Sacco, il SIN che conosco meglio perché vivo in quelle zone. Ecco, io credo che il SIN invece bisognerà Io credo che sul SIN bisognerà fare una riflessione seria, perché i SIN incidono fortemente nella vita delle nostre comunità. Da una parte quindi tutti coloro che si aspettano che qualcosa accada rispetto a questo processo di deindustrializzazione selvaggio che massacra le nostre zone anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, dall'altro vediamo i comuni che si trovano impossibilitati a gestire il proprio territorio, non c'è possibilità di pianificazione, perché ci sono delle normative che rimandano agli enti superiori. Tutto questo avviene chiaramente mettendo a dura prova i nostri comuni che non riescono a pianificare, non riescono a favorire l'occupazione e lo sviluppo. Dal punto di vista delle imprese è peggio ancora, perché gli imprenditori che ricadono nel SIN non hanno sicuramente la possibilità di poter intraprendere, di poter fare impresa come si può fare in altre parti, per cui o chiudono o delocalizzano. Ecco, io mi chiedo, signor Ministro, anche alla luce, anzi soprattutto alla luce di questa tragedia che ha impattato sulla nostra economia, mi riferisco al coronavirus appunto, se non sia il caso davvero di procedere verso una
diciamo, verso una sburocratizzazione vera, concreta, verso uno snellimento vero di norme, di leggi che davvero rischiano di uccidere la nostra economia per i comuni che ricadono nel SIN. Il ministro Costa risponde all'interrogazione. Grazie Presidente, grazie Senatore, lei ha colto un elemento molto significativo. Effettivamente i siti di interesse nazionale sono ancora un problema non risolto, lo dico con molta franchezza. Molto non lo sono proprio per motivi cosiddetti burocratici, in realtà per inciampi di natura burocratica. Perché lo dico in questi termini? Perché intanto attraversano tutta quanta l'Italia, come lei ha detto giustamente, quindi non appartengono a una regione piuttosto che a un'altra. Allora l'elemento qual è? Colgo dalla sua interrogazione qual è l'elemento secondo me politico di riferimento. Bene, noi abbiamo il prossimo DL semplificazioni sul quale possiamo fare un lavoro interessante. Io ho già abbozzato ovviamente come Ministero e come ufficio legislativo tutta una serie di possibili semplificazioni che sottoporrò ovviamente al Parlamento e in modo molto laico, lo dico con molta franchezza. Mi fa piacere se il Parlamento possa suggerire ulteriori semplificazioni. Faccio qualche esempio concreto: contingentare i tempi, consentire ove nel SIN, cosa che adesso non è possibile, ove nel SIN per esempio c'è una parte di bonifica già fatta e altre parti ancora a farsi, per motivi tecnici ovviamente, di poter già liberare quella quota parte, che oggi non è possibile. Sono forse anche, scusi il termine improprio, banalità tecniche, però invece risolvono dei problemi concreti. Questa per me è semplificazione, fermo restando ovviamente che si lavori in sicurezza, questo è fuori discussione. Ma guardi, io mi ero fatto un elenco, penso a tutte le sistemazioni idrauliche, al rischio idraulico, alle forniture di servizio, al fotovoltaico piuttosto che all'energetico, che si potrebbe fare con parcellizzazioni, oppure alla valutazione del CSR, CSR, CSN, che invece non sono fatte adesso, cioè vengono fatte anche dove magari non ce n'è bisogno, caratterizzazioni preventive solo per timore di. Ecco, tutto questo secondo me nel DL semplificazione noi lo possiamo affrontare bene. Io credo che appartenga al Parlamento, non appartenga a una compagine di governo, ma appartenga a tutti, perché è un problema trasversale di tutta Italia, perché io penso che possiamo ottenere il risultato di una norma di sistema, non una norma soltanto contingente. Apprezzo quello che le dice in relazione al Covid-19, ma addirittura la vedo come norma di sistema che vada ben oltre e che coglie l'occasione della semplificazione. E quindi la ringrazio per aver posto l'attenzione su un tema delicato che tocca, come ha detto lei, la vita di tante persone. Grazie. Interviene in replica il senatore Ruspandini. Sì, anch'io sono contento che questa valutazione possa trovare sponda in lei, che è il ministro e che sovraintende a questi processi, al governo di questi processi così impattanti sulla vita delle nostre collettività. Io dico che siamo disponibili a collaborare a patto che queste nuove norme debbano contenere elementi di grande novità rispetto a questo problema, altrimenti rischiamo di parlarci addosso, di leggere i soliti programmi che vediamo anche nel sito del Ministero, me ne dispiaccio, ma di fatto sui territori non arriva nulla. Io intanto comunque la ringrazio e speriamo appunto che si possa avviare una nuova fase. La senatrice Nunes illustra l'interrogazione numero 1644 concernente gli impegni del governo per la lotta all'inquinamento. Grazie Presidente, grazie Ministro. Esiste una solida letteratura scientifica che fa una correlazione di incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di percolato atmosferico, e questo è diventato patrimonio comune. Sappiamo tutti oramai quanto l'inquinamento incida sul nostro stato di salute, non solo sullo stato di salute del pianeta. Infatti le aree che sono state maggiormente colpite sono proprio quelle aree dove c'è una maggiore concentrazione di impiantistica anche a grande impatto ambientale. Ma questo non è una cosa recente, questa è una
cosa che già si sa da molti anni, l'Agenzia Ambientale Europea ce lo dice da tempo. Nel 2013 sono state registrate 430.000 morti solo in Europa e in Italia 80.000 decessi. Ma questo ha anche un'incidenza economica importantissima, perché i primari settori di produzione e di trasformazione hanno costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari, e queste incidenze sono dovute soprattutto al gas serra per il 38%, all'uso dell'acqua per il 25%, all'uso del suolo, impermeabilizzazione e perdita di servizi ecosistemici per il 24%, all'inquinamento atmosferico per il 7%. Naturalmente la pandemia di coronavirus è dovuta al degrado ambientale, all'inquinamento, alla deforestazione e all'espansione di agricolture e di allevamenti industriali, lo sappiamo tutti. Eppure, mi perdoni Ministro, perché so che lei è consapevole di questo, noi non abbiamo ancora visto allo studio il grande piano atteso di ambientale di rinascita. Dov'è il grande piano ambientale di rinascita? Abbiamo ascoltato ieri il Presidente del Consiglio, ma non ne ho sentito fare cenno. Sono stati investiti 80 miliardi, ma non c'è stata una differenziazione tra imprese ambientalmente sostenibili e altre. Non abbiamo curato che questo facesse una differenza, mentre si sente di parlare di condoni edilizi, di deroghe agli appalti e ancora, per quanto riguarda il rilancio di grandi opere, slacciate da quelle che sono le tutele preposte dagli enti anche ai beni culturali e ambientali. Noi vogliamo sapere anche cosa se ne farà di tutto questo monouso che lei stesso ha detto non è necessario in questa fase, e tutte queste plastiche e i dispositivi personali di protezione. Il Politecnico di Torino dice che solo in un mese se ne producono 1 miliardo di mascherine, 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli. Allora noi, quando facciamo partire questo recupero di questo materiale che oramai già invade i nostri mari? E poi, mi perdoni, l'investimento sui trasporti pubblici non può essere compensato dagli incentivi. Noi abbiamo bisogno di un massivo investimento in questo settore, perché non possiamo sperare che ancora venga usata l'auto privata per il distanziamento. E poi bisogna anche vedere cosa ha intenzione di fare il governo con i SAD, si è preso un impegno il governo col Parlamento, e la revisione del PNIEC. Mi perdoni, Ministro, lei lo sa, non è sufficiente questo piano per gli obiettivi che dobbiamo darci e per le attuali evidenze che sono alla nostra attenzione. Grazie. Il ministro Costa risponde all'interrogazione. Grazie Presidente, grazie Senatrice Nugnes. Le domande sono tante, provo chiaramente una carrellata veloce nei limiti del tempo dato. Lei faceva riferimento al rapporto, diciamo, tra il virus e l'inquinamento. In realtà ci sono delle ricerche ormai anche accreditate, però sono ancora nella cosiddetta fase tecnica del no paper. Per cui noi che cosa abbiamo fatto? Stiamo incrementando questo tipo di ricerche, avendo raggiunto un accordo tra Istituto Superiore di Sanità e ISPRA SNPA per studiare il livello di inquinamento atmosferico legato con l'effetto Covid, e al pari un'altra ricerca, Istituto Superiore di Sanità, sempre ISPRA SNPA e Enea in questo caso, sulle dinamiche di inquinamento nel periodo del lockdown, ovviamente con particolare riferimento a quello che lei diceva, cioè i gas serra. Queste già sono partite, le abbiamo fatte partire già da alcuni mesi, ovviamente c'è un tempo tecnico, stiamo aspettando che i ricercatori individuati dallo Stato, cioè sono i tre istituti più accorsati nel campo specifico, ci diano ovviamente la risposta per poter agire. È chiaro che parliamo di scienza in questo caso, per poter agire, ma già ci stiamo muovendo in che termini? Per quanto riguarda quello a cui lei faceva riferimento sul PNIEC, che poi ha effetto con tutto il mondo, diciamo, anche del contrasto al cambiamento climatico, noi abbiamo depositato, così come la norma prevede, al 31-12 il piano nazionale energia e clima con il taglio previsto al 40%.
perché la norma quello prevede, però già abbiamo definito nel Consiglio dei Ministri dell'Ambiente all'Unione Europea che non appena lo studio di impatto dell'Unione Europea, in tutta la geografia dell'Unione Europea, venga depositato, la previsione del commissario Sinkevicius è settembre di quest'anno, entro la fine dell'anno noi dovremmo avere l'individuazione del cosiddetto target di riferimento, compreso in una forchetta a oggi tra il 50 e il 55% di taglio delle emissioni di gas climalteranti. Tradotto, è chiaro che una volta che sarà stabilito questo dato, tutti i paesi dell'Unione Europea dovranno rivedere i propri PNIEC, compresa l'Italia, che tra l'altro ha assunto la posizione di leadership in questa direzione, perché la prima firmataria, insieme a Francia e a Spagna, ma non siamo solo noi tre, nella lettera a Timmermans che ci dice proprio: fate presto, fatelo entro settembre, dateci il nuovo target entro la fine dell'anno. Quindi c'è questo percorso che stiamo facendo. Al volo, io sono assolutamente contrario, lei lo sa, al mondo dei condoni, quindi mi trovo, lei faceva questo riferimento, mi trovo assolutamente contrario. La soglia di come si dice, tutela ambientale è una soglia che politicamente consideriamo invalicabile, ma che comunque, se mai fosse valicata, ci porterebbe in infrazione europea, e quindi se mai qualcuno pensasse di volerla valicare non avrebbe nessun senso anche da questo punto di vista, ci chiameremo fuori dall'Unione Europea, perché sono soglie stabilite non soltanto dall'Italia ma per derivazione di diritto internazionale europeo. Se c'ho il tempo per dirle, signor Presidente, l'unica cosa sulle mascherine e sui guanti, la distinzione importante da fare è, nei pochi secondi che mi rimangono, ciò che è il chirurgico, l'uso sanitario, che ha il percorso previsto dal DPR 254 del 2003, e quello è già 2003, quindi è già ben individuato. Tutto ciò che non è sanitario e che è un, diciamo, di uso familiare, chiamiamola così, che può essere un tessuto come questa per esempio, ma viva Dio, cerchiamo di utilizzare nelle nostre famiglie quelle là che sono riutilizzabili, lavabili e sanificabili in casa, perché vuol dire che tu le puoi utilizzare con un tempo stimato di utilizzo di 10-15 volte a persona lavabili, che vuol dire che ogni persona mediamente in un mese ne usa 2, massimo 3, e quindi non li vai a gettare. Poi abbiamo raggiunto accordi con Federpharma, con la grande distribuzione, con l'ANCI e con il Polieco per poter raccoglierle anche per, diciamo, davanti alle farmacie, lì dove ci sono problemi, specialmente nelle grandi città dove purtroppo vediamo che vengono gettate per terra. Quindi da una parte stiamo facendo un piano anche di formazione e informazione, penso alla pubblicità Progresso, dall'altra anche strutturando un sistema che aiuti il cittadino a saper scegliere dove gettare i propri rifiuti. Grazie. Interviene in replica la senatrice Nunes. La ringrazio, Ministro. Io so del suo piano che è venuto a spiegare anche nella Commissione bicamerale di rifiuti sul valutare e raccogliere le mascherine e tutti i dispositivi come rifiuto urbano pericoloso da raccogliere presso le farmacie, ma questo sistema non è partito. Noi siamo già in estremo ritardo su questo. Sono anche contenta della possibilità che ci daremo di rivedere il PNIEC. Però devo dire che non va bene il ricercare in maniera deterministica la causa-effetto sulle conseguenze dell'inquinamento, perché ci sono già solidi studi scientifici che lo dimostrano. Sappiamo che la deforestazione, per esempio, ha causato l'avvicinamento di animali che erano estranei all'habitat antropico, e che questo ha causato sicuramente una commissione che non avrebbe dovuto esistere. Quindi noi sappiamo che la trasformazione, cioè l'incidenza ambientale, ha avuto già nel passato, perché noi già siamo reduci
da quelle che sono, che è una pandemia che si è risolta prima e più velocemente della SARS, e probabilmente ne dovremo affrontare altre. Quindi io avrei voluto vedere lei a fianco al Presidente del Consiglio con un piano di rilancio ambientale, perché noi dobbiamo prendere coscienza di questo e dovevamo partire da questo. Grazie. Senatore Laus illustra l'interrogazione numero 1647 concernente le modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga. Grazie Presidente, grazie Ministra. Noi con questa interrogazione esprimiamo per la seconda volta delle preoccupazioni in merito ai tempi di pagamento relativi all'erogazione delle spettanze della cassa integrazione in deroga. Dico per la seconda volta, la prima volta in merito alla procedura prevista nel decreto Cura Italia, e la procedura dal nostro punto di vista, ma l'avevamo già detto allora, ci sembrava e ci sembra molto farraginosa, il passaggio datore di lavoro, regione e INPS, e ancora ad oggi assistiamo ai balletti o alla competizione delle cifre tra le relative regioni e la stessa INPS. Purtroppo la realtà ci dà ragione, ad oggi ci sono ancora tanti lavoratori che attendono le loro spettanze, e in merito a questo le chiedo gentilmente di fornire i dati e con una fotografia attuale. In pratica quanti sono ancora i lavoratori che devono percepire la cassa integrazione in deroga. La seconda preoccupazione nasce dal decreto rilancio, perché modifica appunto la procedura illustrata poc'anzi, e il governo prevede il pagamento diretto dell'INPS evitando il passaggio dalla regione. Io comprendo i buoni propositi, però anche in questo caso le preoccupazioni nostre restano, anzi da un punto di vista anche personale aumentano, perché sono convinto e siamo convinti che anche in questo caso i lavoratori non riusciranno a percepire prima di 2 mesi le loro spettanze, e non sarà sicuramente l'acconto del 40% dell'INPS a risolvere il problema, anzi è proprio quello uno dei punti che creerà e genererà dei problemi, perché quello è l'acconto, e poi dopo, entro i 30 giorni, le aziende devono comunicare una sorta di consuntivo, e non c'è un tempo previsto, prestabilito dall'INPS entro il quale liquidare il saldo. Questo è il motivo della nostra preoccupazione. E la domanda in pratica è se la Ministra non ritiene opportuno, al fine di prevedere una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente tramite un istituto bancario, mediante la previsione di garanzia statale per gli anticipi loro diretti. È evidente che sarà il datore di lavoro a trasferire all'istituto bancario i relativi dettagli della liquidazione della retribuzione di competenza del mese. Il ruolo centrale resta chiaramente dell'azienda, e in capo all'azienda non devono ricadere oneri di nessun tipo. Grazie. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, senatrice Catalfo, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Prima di rispondere ai quesiti posti, mi corre l'obbligo di ricordare il contesto in cui il Governo e l'INPS hanno dovuto operare negli ultimi 3 mesi al fine di garantire in tempi quanto più rapidi possibili la tutela delle aziende e dei lavoratori. Come noto a tutti, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento, riadattandoli ad eccezionali esigenze di protezione scaturite dalla pandemia in atto.
Ciò si è verificato in particolar modo con riferimento agli ammortizzatori sociali, sui quali fin dall'inizio del mio mandato ho sottolineato la necessità di una riforma. Ho già evidenziato in altre occasioni lo straordinario sforzo compiuto non solo dal Governo, ma anche da parte di tutti i dipendenti dell'INPS, chiamati ad evadere in un solo mese un numero di pratiche che di norma viene gestito in anni. Tuttavia, consapevole delle gravi difficoltà che l'intera popolazione si trova ad affrontare, ho lavorato per migliorare il sistema semplificando le procedure tradizionalmente operate per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, compreso quello in deroga, al fine di renderli più snelli e veloci. Proprio a tal fine nel decreto rilancio è stato eliminato il coinvolgimento delle regioni nella fase di presentazione della domanda di integrazione salariale in deroga, quindi eliminando i quattro passaggi di cui parlava l'onorevole interrogante, e più precisamente, in base a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto rilancio, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS inoltra direttamente all'istituto la domanda di concessione del beneficio entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente, questa è la novella, ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'INPS autorizza le domande ed eroga un anticipo del trattamento pari al 40% al fine di garantire immediata liquidità ai lavoratori. Entro i 30 giorni successivi il datore di lavoro invia all'istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale che poi appunto verrà effettuato dall'INPS. Riguardo alla convenzione con gli istituti bancari, ci tengo a ribadire che due mesi fa, forse anche di più, è stato sottoscritto dalle parti sociali, con l'ABI, un protocollo proprio per l'anticipazione da parte di tutte le banche, che poi è stato sottoscritto anche e comunque è collegato anche a Poste Italiane, per l'anticipazione della cassa integrazione. Tali modifiche, quelle di cui ho parlato, richiedono dei tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informativi dell'INPS, che sta già implementando il sistema per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga. Venendo allo stato di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, ad oggi, più in generale, sono stati pagati 6,9 milioni di lavoratori, il 92% del totale di coloro per i quali le aziende hanno inviato ad INPS i dati necessari per il pagamento, con il famoso SR41, questo è il modello che viene utilizzato. In particolare, per quanto concerne lo stato di pagamento della cassa in deroga, in base ad un'analisi dei dati aggiornata al 3 giugno 2020 e con riferimento ad un quadro su scala nazionale, risulta che i beneficiari autorizzati dall'INPS sono 1.285.601 lavoratori. Di questi sono stati forniti dalle aziende all'istituto i dati necessari per il pagamento relativi a 1.100.000, dei quali 911.247 risultano già pagati. Tutti i dati sono in ogni caso disponibili sul sito dell'INPS. Per concludere, posso assicurare che è già allo studio, al mio Ministero, una riforma organica della disciplina degli ammortizzatori sociali, volta a rendere l'Istituto meno farraginoso e più idoneo a rispondere tempestivamente alle esigenze di tutela delle imprese e dei lavoratori. Largo spazio verrà riconosciuto al profilo della formazione e dell'accompagnamento del singolo lavoratore al reinserimento nel mercato del lavoro. Solo orientando gli strumenti di sostegno al reddito verso politiche attive meno è possibile affrontare la sfida di rinnovamento che questa delicata fase ci porta ad affrontare. Grazie. Interviene in replica il senatore Laus. Grazie Presidente, la ringrazio Ministro, Ministra. Importante il fatto di rivedere tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, però restano comunque delle preoccupazioni. Guardi, glielo dico in modo chiaro e semplice, io sostengo la maggioranza, ho tutto l'interesse a dare un contributo in termini fattivi.
Il lavoratore, ogni lavoratore deve percepire le sue spettanze al massimo entro il 15 del mese successivo. Noi senatori percepiamo le nostre spettanze nel mese di competenza. E nel caso specifico, l'acconto del 40% con il relativo saldo, tenendo conto delle dinamiche che lei un attimo fa mi ha detto, non mettono nelle condizioni il lavoratore, non metteranno nelle condizioni il lavoratore, secondo me, di percepire le spettanze entro i due mesi. L'unica soluzione, io la vedo così, l'unica soluzione possibile è che il lavoratore immediatamente deve percepire le sue spettanze o direttamente all'istituto di credito, chiaramente per il tramite delle aziende, e lo Stato deve farsi garante, deve dare le garanzie al 100%, senza oneri, come dicevo nella premessa, in carico alle aziende. Tutte queste altre procedure, comprendo lo sforzo, ma dal nostro punto di vista non risolveranno i problemi. Certo che se dovessero essere risolti i problemi e i lavoratori potranno percepire immediatamente queste spettanze, io sarò il primo ad essere contento, venire qua e fare i complimenti a lei e al governo che sostengo, chiaramente. La senatrice Toffanin illustra l'interrogazione numero 1641 concernente i contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari. Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Signor Ministro, le esprimo oggi la nostra preoccupazione. Siamo realmente preoccupati per la sorte degli italiani che lavorano, per quelli che lavoro non ce l'hanno ma lo cercano. Siamo preoccupati per quanti resteranno senza un lavoro per colpa di questa crisi. Non basta continuare a complimentarsi per il loro coraggio, la loro resilienza, come non basta sostenerli con un hashtag ce la faremo. Qua e ora, ed è già tardi, il governo deve intervenire su più fronti con aiuti concreti, con criterio, in base alle reali necessità di ogni singola categoria, di ogni singolo lavoratore, non solo con interventi a pioggia di tipo assistenzialistico, ma anche e soprattutto con interventi strutturali, mirati, con investimenti per le imprese che creano i veri posti di lavoro. Signor Ministro, troppe le parole spese ad oggi a sostegno dei lavoratori italiani, molti meno i provvedimenti di sostanza. Nel decreto Cura Italia, all'articolo 43, sono previsti contributi per le imprese, sia artigiane che industriali e commerciali, per la messa in sicurezza delle attività lavorative in modo da garantire i presidi sanitari. Le risorse stanziate, dopo tanti annunci, sono state a dir poco ridicole. Solo 50 milioni, esauriti un secondo dopo l'apertura del bando. A fronte di poco più di 3.000 domande accolte, oltre 190.000 non sono state ammesse. Ma le pare possibile, signor Ministro? È questa la vostra programmazione? Ancora una volta è stato utilizzato l'ingiusto strumento del click day, che non tiene conto nemmeno che la connessione internet in Italia non arriva dappertutto. Della serie, chi primo clicca e ha la connessione veloce, primo ottiene e gli altri rimangono a bocca asciutta. Una copertura finanziaria completamente insufficiente, dunque tante belle parole, pochi soldi e mal distribuiti. Ora, nel decreto rilancio, si estende la platea dei possibili richiedenti tali contributi, oltre alle imprese, anche agli enti del terzo settore. E fin qui nulla di male, anzi. Peccato però che, oltre ad allargare ad altri possibili beneficiari, non sia stata messa nessuna, dico nessuna, risorsa a copertura, praticamente le nozze con i fichi secchi. Le chiediamo quindi, signor Ministro, come e quando intenda garantire le coperture finanziarie, perché senza le risorse la misura non ha senso, se non come ennesimo annuncio. Eppure, per potenziare le task force o i tavoli o gli enti inutili, le risorse sono state trovate.
INPS e INAIL possono incrementare l'importo per sostenere i maggiori servizi dovuti alle maggiori spese per la crisi, ma le imprese private come possono fare per sostenere le maggiori spese dovute alla crisi con un fortuito click? Signor Ministro, come intende fare per garantire una distribuzione delle risorse equa, imparziale ed esaustiva? Non ritiene che sia opportuno aprire un nuovo bando con risorse adeguate e definire i criteri per una distribuzione giusta e non casuale? Grazie. Il ministro Catalfo risponde all'interrogazione. Grazie Presidente. La presente interrogazione si concentra sulla novella legislativa attuata con l'articolo 77 del cosiddetto decreto rilancio, che ha incluso anche gli enti del terzo settore tra i destinatari delle prestazioni contenute nell'articolo 43 del decreto Cura Italia, norma originariamente rivolta, come sottolineava la senatrice Toffanin, solo alle imprese. L'articolo 43, da ultimo citato in particolare, stabilisce che allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, vengono finanziati nel limite complessivo massimo pari a 50 milioni di euro le spese per l'acquisto dei dispositivi e degli altri strumenti di protezione individuale. Le ragioni sottese all'allargamento della platea dei beneficiari risiedono nella convinzione che il rilancio del nostro Paese passa non solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche ai soggetti che svolgono attività di interesse generale non in forma di impresa e come tali meritevoli di analoga tutela. Peraltro, molte delle attività di interesse generale svolte dagli enti no profit sono direttamente rivolte al contrasto e alla prevenzione del virus. Per dare una misura delle dimensioni degli enti non profit nel nostro Paese, basti considerare che sulla base dell'ultima rilevazione di Istat, alla data del 31 dicembre 2017 essi risultano ammontare a 350.492 e a loro volta possono contare sull'apporto di 5.528.000 volontari e di 844 lavoratori dipendenti. Con riferimento poi alla delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione fatta dall'articolo 77 del decreto rilancio, esso non dà adito ad incertezze interpretative, in quanto la norma è saldamente ancorata alla definizione di ente del terzo settore contenuta nel codice del terzo settore. Parimenti, non sussistono dubbi per quanto concerne il profilo oggettivo delle attività di interesse generale, che trovano una puntuale tassativa elencazione nell'articolo 5 del medesimo codice. Si consideri inoltre che, ai sensi dell'articolo 95 del decreto rilancio, sono state previste ulteriori risorse di sostegno per la riduzione del rischio da contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, finalizzate all'acquisto di apparecchiature, attrezzature e dispositive, compresi quelli di protezione individuale, al cui finanziamento provvede interamente l'INAIL con le risorse già disponibili per un importo complessivo pari a 403 milioni. I predetti interventi straordinari sono destinati non solo ai soggetti iscritti al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, comprese quelle agricole, ma anche alle imprese sociali come definite dal codice stesso del terzo settore, iscritte all'apposita sezione speciale nel menzionato registro. In ordine poi alla manifesta esigenza di un'erogazione imparziale delle risorse, vanno considerati ulteriori elementi afferenti ai requisiti di accesso al contributo e alla natura del sostegno del soggetto attuatore. Sotto il primo profilo, i requisiti di accesso al contributo sono già definiti dalla disposizione istitutiva della misura e sono legati a caratteristiche soggettive, la natura imprenditoriale del richiedente o la qualifica di ente del terzo settore. Documentalmente verificabili, pertanto, non vi è alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto attuatore, che si limita all'espletamento di un'attività di mero accertamento. Sotto il secondo profilo si rappresenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha un diretto controllo del soggetto attuatore, vigilato da altra amministrazione.
Confido quindi che, anche per il tramite del Ministero controllante, verranno adottate misure adeguate atte a salvaguardare la par condicio nell'accesso al contributo di cui si discute. Con riguardo infine alla richiesta di considerare un rifinanziamento della misura, posso riferire che stiamo valutando questa ipotesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Interviene in replica la senatrice Toffanin. Grazie Presidente. Signor Ministro, non mi ritengo per nulla soddisfatta della sua risposta. Ci ha illustrato la norma che abbiamo tutti letto e quindi non ce n'era bisogno, e ci ha spiegato i motivi per cui è stata estesa anche agli enti del terzo settore, ma non ci doveva convincere, perché per noi è una misura molto ben estesa in questi termini. Quando lei fa riferimento all'articolo 95 del decreto rilancio, ecco, lei fa riferimento ad un credito d'imposta che non è liquidità per le imprese. Ministro, io dico che fin dall'inizio voi avete inseguito il virus con provvedimenti toppa, completamente inadeguati per una seria programmazione per la ripartenza, e oltretutto, come lei ha ben spiegato oggi, le risorse non ci sono. Non ci si può affidare al caso per la distribuzione delle risorse, continuando a darle anche a chi ha lavorato con profitti, penalizzando invece chi ha più bisogno, facendo discriminazioni tra settori e categorie, come nel caso del mondo delle professioni. Avete trasformato questo Paese in una sorta di sala gioco, dove la fortuna e l'abilità digitale di alcuni prevarica sul bisogno di tanti altri. La lotteria non può essere un sistema per governare un paese, pur sapendo che è uno degli strumenti che a voi piace tanto, e mi viene in mente anche la lotteria degli scontrini. Ministro, pensi piuttosto a criteri per valutare il merito, a misure che considerino il bisogno reale di tanti lavoratori e imprese. Dovete smetterla con misure e comunicazioni che servono solo a farvi propaganda, ma che nella realtà sono misure vuote, senza progettualità, finanziate pochissimo o addirittura per nulla. Ministro, la crisi che stiamo vivendo è una cosa seria, molto seria. Lo dica anche al presidente dell'Inps Tridico, che fa danni enormi ogni volta che apre bocca. Signor Ministro, gli italiani non devono essere presi in giro. Basta creare false aspettative. Grazie. La senatrice Nisini illustra l'interrogazione numero 1646 concernente i dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. La mia interrogazione verte sul reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerarsi come una mera forma di assistenzialismo, ma come ha dichiarato lei stessa Ministro, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato, una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino. Ahimè, i dati danno una visione diversa, e lo dicono i dati dell'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e anche di ANPAL. L'Osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone, per un importo medio mensile pari a 527 euro. Questo importo, che sale nel 2020, un importo medio a 568 euro, con il coinvolgimento di 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone. Secondo la nota mensile di pochi giorni fa, del 29 maggio 2020, pubblicata da ANPAL, alla data del 1 aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel database ANPAL è appena superiore a 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego.
Sempre ANPAL riferisce che i beneficiari hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda, sono pari a 39.760, dei quali il 65,2% a tempo determinato, il 19,7% a tempo indeterminato ed il 3,9% in apprendistato. Ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2% della platea e che di questi la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato. Quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica inducesse il governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità. Anche la Corte dei Conti boccia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che, per quel che riguarda il secondo pilastro del reddito, quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020 i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40.000. Soprattutto non si intravedono segni di un possibile maggiore dinamismo dei centri per l'impiego rispetto al passato. Gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogate a persone prive di requisiti e da ultimo nei giorni scorsi hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di Finanza da cui sembrerebbe evincersi che per mesi 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale di oltre 500.000 euro. Mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda. Si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e più in generale quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro. Grazie. Il Ministro Catalfo risponde all'interrogazione. Grazie Presidente. I quesiti posti dalla senatrice Nisini sollecitano una mia risposta sui profili di attuazione del reddito di cittadinanza al fine di valutare quale sia ad oggi l'impatto concreto del beneficio. Sul punto posso affermare l'efficacia della misura su cui si è recentemente espressa anche la Commissione europea che ha certificato la sua capacità di mitigare l'effetto della crisi. Analizzando i dati, come lei stessa ha anticipato, in nostro possesso, sono oltre 1 milione i nuclei attuali beneficiari, corrispondenti a circa 2,5 milioni di persone coinvolte. A poco più di un anno dall'avvio, il numero di percettori complessivo rispecchia appunto quello stimato nella relazione tecnica del decreto legge che l'ha istituito. In riscontro alla domanda posta dall'onorevole interrogante, posso riferire che alla data del 29 febbraio 2020 risultano convocati presso i centri per l'impiego 622.810 beneficiari. Quelli presenti alla prima convocazione sono stati 500.541, di cui 74.230 sono stati esonerati, 17.563 sono stati rinviati ai comuni per i percorsi di inclusione sociale. I beneficiari che hanno sottoscritto il patto per il lavoro e il patto di servizio sono 316.000, di questi 116.476 sono stati già convocati per un ulteriore colloquio e 65.000 hanno stipulato un contratto di lavoro. I nuclei familiari inviati ai servizi sociali, perché come sappiamo la misura si compone di un doppio binario, secondo gli ultimi dati disponibili sono 463.353. dei quali 130.490 sono stati già presi in carico dagli stessi servizi sociali dei comuni malgrado la sospensione e 50.000 sono coinvolti nella realizzazione del loro patto per l'inclusione. Con riguardo agli individui minorenni beneficiari della misura, in base ai dati aggiornati, risulta che sono in tutto 655.441. Inoltre,
dei 994.000 nuclei percettori di reddito di cittadinanza, circa 181.000 hanno la presenza all'interno di un cittadino con un reddito da lavoro. Il reddito di cittadinanza è rivolto nel suo complesso ad una platea vulnerabile formata per la gran parte da persone da anni disoccupate con livelli di professionalità bassi, ovvero prive di specializzazione o di un'adeguata formazione che consenta un rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, nel breve termine, l'efficacia della misura va valutata in relazione alla capacità di preservare i diritti essenziali e la dignità della persona e del suo nucleo familiare, garantendo ai percettori, oltre al sostegno economico, anche un insieme di servizi, di accompagnamento e supporto all'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire alla propria comunità e impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà. Al riguardo si sottolinea che circa la metà dei nuclei beneficiari del reddito, tenuti agli obblighi di attivazione, viene indirizzato ai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà, essendo composti da individui distanti da molto tempo dal mercato del lavoro, ai fini della definizione di un patto per l'inclusione sociale. La natura non assistenziale della misura si esplica infatti nella capacità di avviare con le famiglie beneficiarie un percorso di attivazione ed inclusione sociale. Come noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è dotato di una piattaforma per la gestione del reddito di cittadinanza, di cui è parte la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, sulla quale devono accreditarsi tutti gli ambiti territoriali al fine di registrare gli operatori dei servizi sociali coinvolti nella presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza e indirizzati ai servizi sociali, nonché gli operatori responsabili per i controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno. Ad oggi tutti gli ambiti territoriali sono accreditati e risultano registrati in piattaforma 11.550 operatori dei servizi sociali e 17.654 operatori per la verifica dei controlli dei requisiti di residenza e soggiorno. In questo periodo di emergenza si è comunque proceduto con la definizione della strumentazione per gli operatori sociali e con il rafforzamento degli interventi di formazione a distanza per gli stessi. Occorre altresì ricordare che gli interventi di rafforzamento dei centri per l'impiego e dei servizi competenti in materia di contrasto per la povertà e per la predisposizione dei patti per il lavoro e per i patti per l'inclusione sociale sono ancora in fase di implementazione. Prima dell'inizio della pandemia, le regioni avevano bandito, stavano procedendo a bandire concorsi per l'assunzione di 11.600 operatori nei centri per l'impiego per il triennio 2019-2020. Tale potenziamento della dotazione organica dei centri per l'impiego è stato temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza Covid-19, a cui è stata collegata anche la parziale sospensione degli obblighi di condizionalità. I percettori, infatti, possono svolgere comunque le attività di formazione e di orientamento connesse anche ai patti per il lavoro e a quelli per l'inclusione a distanza, e inoltre resta ferma la condizionalità che riguarda le offerte di lavoro. Infine, quanto al caso di cronaca riportato, sono a conoscenza del fatto che è stata avviata un'indagine da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito della quale l'INPS ha garantito la propria piena collaborazione, procedendo prontamente a revocare il beneficio. Ho finito. E segnalando all'ente erogatore delle carte del reddito di cittadinanza la necessità di bloccarle. Da ultimo voglio precisare che è mia intenzione rafforzare strumenti di politica attiva e di formazione del lavoratore finalizzate ad agevolare la collocazione o la ricollocazione nel mondo del lavoro anche per i beneficiari di misure di sostegno al reddito come appunto il reddito di cittadinanza. Interviene in replica la senatrice Nisini. Grazie Ministro, con la sua risposta, le sue parole ha confermato che le politiche attive sul lavoro non funzionano. L'aggiorno è di pochi giorni fa che c'è in atto un'altra indagine della Guardia di Finanza ad Enna, dove 36 imprenditori agricoli che percepivano fondi europei hanno percepito per diverso tempo anche il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza ha dimostrato che si tratta di mero assistenzialismo.
di mero assistenzialismo, tant'è che stamattina l'ex ministro Grillo sulle TV nazionali ha dichiarato, ovviamente col solito modus operandi dello scaricabarile, incolpando le regioni, che i centri dell'impiego non funzionano. Quindi voi stessi avete dichiarato che i centri per l'impiego non funzionano. Lei stessa ha scaricato su ANPAL il non funzionamento, quindi non funziona niente, ma è colpa degli altri. Però il risultato è che non funziona. Perché il reddito di cittadinanza ha omesso un dato, che ai colloqui 120.000 soggetti non si sono presentati perché preferiscono stare sul divano. Il ministro Bellanova con la maxi sanatoria ha dichiarato lei stessa che perché chi percepisce il reddito di cittadinanza deve andare nei campi? Allora vi comunico che 40.000 italiani hanno fatto richiesta per entrare nel mondo agricolo e supportare e sopravvivere. Il reddito di cittadinanza lo prendono anche gli ex brigatisti, dichiarato dal presidente di IMSS, che hanno tutti i requisiti per prenderlo. Se all'epoca, quando eravamo ahimè al governo insieme, avesse dato retta, avesse accettato, perché c'era anch'io al tavolo con lei davanti al premier Conte e all'allora ministro Di Maio, l'emendamento che avrebbe evitato ai brigatisti, ai delinquenti di prendere il sussidio da parte dello Stato, probabilmente ci sarebbero state meno notizie sulla stampa locale. Se avesse accettato i nostri emendamenti che andavano a migliorare le politiche attive del lavoro coinvolgendo i comuni, probabilmente ad oggi i dati sarebbero diversi. E chiudo dicendo, nei comuni, le regioni, è tutto fermo, perché io sono in comune, sono un amministratore, stiamo cercando un immobile da adibire a centro per l'impiego e anche, nonostante le difficoltà, le maggiori risorse non le mette lo Stato per un'attività fallimentare che non funziona e non funzionerà mai, ma saranno i comuni che dovranno farsi carico della ristrutturazione degli immobili, comuni che sono allo sfascio, che non riescono ad affrontare anche l'erogazione dei servizi essenziali, per non parlare di quelli standard. Quindi cambiate rotta, mettete i comuni in condizioni di lavorare, basta con lo scaricabarile che è colpa dei comuni, che è colpa delle regioni. La colpa è vostra, della vostra presunzione, perché non ascoltate nessuno e andate avanti con la ragione in tasca. Non funziona così, ministro. Io e lei l'abbiamo fatto insieme questo provvedimento, perché era insieme al quota 100, l'abbiamo fatto, l'impegno è stato tanto, il sacrificio è stato tanto, ma rendetevi conto che non funziona. L'ha detto anche l'ex ministro Grillo stamattina, credo su Canale 5, non funziona, ma non per colpa delle regioni, non per colpa dei comuni, per colpa dell'impianto, che è una scatola vuota, non funziona. Allora fermatevi un attimo, si tratta di soldi pubblici, si tratta di dare le risposte ai disoccupati italiani, quei disoccupati che lo erano ieri, che lo sono oggi e che con queste politiche attive del lavoro lo saranno anche domani. La senatrice Floridia illustra l'interrogazione 1645. Concernente le prospettive di proseguimento dello smart working nel settore pubblico. Grazie Presidente. Gentile Ministro, l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione al ricorso dello smart working, del lavoro agile. Grazie a provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da Covid-19 che hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione essenzialmente di contenimento del contagio. Le pubbliche amministrazioni dunque per necessità hanno così dovuto provvedere ad un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che potevano essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza. L'emergenza dunque ci ha offerto la possibilità di riflettere sulla necessità e anche sull'opportunità di diffondere una simile modalità di lavoro per la pubblica amministrazione, perché in realtà ci si è resi conto che l'incremento dello smart working nella pubblica amministrazione porterebbe in realtà
importanti benefici, intanto agli stessi lavoratori, per risparmio di tempo, maggiore autonomia nella gestione anche dell'attività quotidiana, della propria qualità di vita. Anche porterebbe dei benefici alla pubblica amministrazione, perché in termini di efficienza e di efficacia dell'organizzazione amministrativa è evidente il beneficio che potrebbe portare. E per terzo, non ultimo, anzi per noi molto molto importante, è soprattutto il beneficio che avrebbe l'intera collettività, perché godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di CO2, con conseguenze ovviamente favorevoli per la salubrità dell'ambiente. Ora, premesso che con il decreto Cura Italia lo smart working è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che, mi lasci dire, in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire, costituendo una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia, si chiede di sapere quale sia, a fronte dell'esperienza maturata in questi mesi, il suo orientamento in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà, e se non intenda a tal fine anche adottare provvedimenti tesi a implementare il ricorso, introducendo le relative modalità formative, attuative e ovviamente di monitoraggio. Grazie. Il ministro... Ministro per la Pubblica Istruzione, Fabiana Dadone, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori per permettermi di tornare su un argomento chiave che è stato molto importante durante la fase emergenziale, quello del lavoro agile. Ha permesso a questo governo, a tutta la pubblica amministrazione, di non arretrare in una fase di emergenza sanitaria e continuare a garantire i servizi, l'erogazione dei servizi e tutelare altresì la salute dei lavoratori. È chiaro che il lavoro agile che abbiamo conosciuto durante l'emergenza non è il classico smart working, è uno smart working dettato dall'emergenza, dalla necessità, che ha implicato delle percentuali molto alte di lavoratori posti in lavoro agile proprio per la tutela della salute. Ecco perché nel decreto rilancio invece abbiamo introdotto un'ulteriore normativa tesa ad incentivare l'amministrazione di un parziale rientro del personale legato a delle alternanze di presenza fisica, con la necessità di garantire ancora in maniera più celere i servizi per le amministrazioni, le imprese e i cittadini che progressivamente stanno rientrando all'interno delle procedure lavorative ordinarie e quindi ad una vita normale. È chiaro che l'obiettivo deve essere non solo, come è stato durante la fase emergenziale, quello della tutela della salute e quella del benessere organizzativo, ma deve essere bilanciato necessariamente con l'efficienza e l'efficacia dei servizi. Deve contribuire sicuramente anche a un maggior risparmio da parte della pubblica amministrazione, se riusciamo a tenere più lavoratori in lavoro agile ma anche in remote working, quindi non solo in smart working come conosciuto, quindi in lavoro agile ma da casa, ma anche all'interno di spazi condivisi come il co-working, potremmo ottenere dei risparmi sul fronte della funzionalità, lo dimostra il mondo del privato, si tratta semplicemente di applicarlo con delle correzioni al mondo del pubblico. Una sostenibilità dal punto di vista ambientale che è notevole. L'incremento, come dicevo, è stato altissimo durante questa emergenza. Ora l'obiettivo è portarlo dalle percentuali del 30-40% del personale a regime, ma anche di chiedere all'amministrazione di identificare quali attività si possono svolgere in questa maniera e mantenere una percentuale di almeno metà di queste attività in lavoro agile. Abbiamo attivato un monitoraggio e due consultazioni sia per il personale dirigenziale che non, per riuscire ad incrociare le valutazioni rispetto a questo periodo sperimentale. Il tutto va affiancato ai diritti come quello alla disconnessione, dei parametri temporali, all'individuazione di obiettivi, a una formazione necessaria del personale dirigenziale che deve riorganizzare il lavoro sulla base degli obiettivi e non più della presenza fisica, e a una formazione anche del personale non dirigenziale che si deve mettere a disposizione verso questa nuova sfida che diventerà poi un modello organizzativo a regime. Grazie. Interviene in replica il senatore Ortis. Grazie Presidente, saluto e ringrazio il Governo e il Ministro.
Li ringrazio per tutto il lavoro svolto e per l'impegno profuso nel difficile momento che stiamo attraversando. Momento che una nota rivista di geopolitica italiana ha definito argutamente, parafrasando Winston Churchill, l'ora più chiara, poiché al netto delle sofferenze e delle privazioni che abbiamo affrontato, il Covid-19 ci ha aiutato a cominciare a chiarire diversi aspetti che riguardano, per esempio, il rapporto tra gli Stati, l'utilità dell'Europa e la funzionalità o la disfunzionalità delle regioni, questioni che dovremo sicuramente affrontare e discutere ampiamente e senza preconcetti in quest'Aula. Tra le altre cose, abbiamo appurato che lo smart working o teleworking, come lo chiamano a Bruxelles, si può utilizzare, può essere applicato anche in Italia, nonostante quel modo di pensare magari un po' antiquato che pensava non possibile utilizzarlo adesso. Abbiamo scoperto che non è vero che il lavoro a distanza fa produrre di meno il lavoratore, anzi sulle nostre spalle abbiamo visto che esattamente il contrario, si lavora di più. Ci siamo resi conto che il contatto con l'azienda non si perde con il lavoro agile perché gli strumenti ci permettono di rimanere in contatto e che non è difficile l'utilizzo delle tecnologie che magari sembravano così distanti dal nostro modo di vedere il lavoro. Per questo io trovo la sua risposta molto soddisfacente, quindi siamo pienamente soddisfatti di quello che ha detto, anche in previsione dell'aumento di questo strumento. Prima di concludere, approfitto per ricordarle che qui al Senato stiamo già lavorando da circa un anno a un disegno di legge numerato 1320, avente oggetto disposizioni per lo sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono convinto che con l'impegno di tutti riusciremo ad innovare e migliorare il lavoro nel nostro Paese e chissà, magari un giorno anche qui al Senato. Grazie e buon lavoro. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.